sembra un sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. Non un sabato e tantomeno uno qualunque, bensì un intero fine settimana italiano, quello spaziale appena trascorso. Partiamo dal peggio, peggio che sembra senz'altro essere passato, come cantava Sergio Caputo, allorché il satellite dell'ESA Goce, attorno all'una di notte fra domenica e lunedì 11 novembre, come previsto, cedendo definitivamente a quella forza di gravità della Terra che più di ogni altro esperimento è riuscito a mappare, si è frantumato in atmosfera senza causare il benché minimo danno. Nemmeno 3 ore più tardi a far rientro sulla Terra è stata la navicella Soyuz con a bordo il nostro Luca Parmitano, primo italiano a passeggiare nello spazio. Dopo 166 giorni trascorsi in orbita, Parmitano ha toccato sano e salvo il suolo del Kazakistan insieme a Karen Nyberg e Fyodor Yurchikhin, suoi colleghi, in una missione all'insegna del tricolore, già a partire dal nome, volare. E a proposito di nomi, italianissimo anche quello con il quale si è deciso di battezzare il lander di ExoMars che nel 2016 toccherà il suolo marziano. Si chiamerà Schiaparelli, in onore dell'astronomo del XIX secolo, nonché direttore per 40 anni dell'osservatorio di Brera, divenuto celebre per le sue osservazioni del pianeta rosso. Un riconoscimento, questo, a Giovanni Virginio Schiaparelli, fortemente voluto dall'intera comunità astronomica e spaziale italiana, INAF e ASI in testa, e segno del ruolo di primo piano giocato dal nostro paese in ExoMars, missione alla quale il contributo maggiore arriva proprio dall'Italia. Il peggio sembra essere